Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo puntato qui su Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Nella scorsa puntata siamo riusciti a ottenere la nostra bicicletta, il nostro mezzo di trasporto preferito, perché sicuramente non è né la macchina che mi investe sempre, né i treni che devo aspettare un'eternità, anche se sono molto efficienti, ma sono così tanti che lo sapete. Insomma ragazzi, quest'oggi dovremo continuare la nostra avventura perché c'è un tifone in arrivo, quindi mi raccomando, tanto supporto, perché quest'oggi forse dovremmo fare una boss fight molto molto complicata, quindi pollice nell'in su. Un'altra giornata super impegnata ed è stata quella precedente, quella con tutte le 2000 cose che abbiamo dovuto fare per ottenere la bici. Mi chiedo se il tifone colpirà presto. I miei poteri predittivi di Valletto mi dicono che passerà mentre dormi. Ah, che delusione. Se un tifone così forte voglio vederlo. Beh, non è il massimo, cioè un po' pericoloso, leggermente pericoloso un tifone. Ci risiamo. Oh, Pio Gianna, mio caro dolce tesoro. Oh, mio adorato Relax. Non mi importa se appartieni alle polpanime, sarò tuo per sempre. Neppure a me importa se sei uno spirito osso, sarai sempre nel mio cuore. Si crea pure il cuore attorno a loro. Questo deve finire. Ok, mi ricordavo. Esibizionisti, stanno così dicendo che non avrò mai un amore così. Oh no, tu sei... Così sai chi sono. Ecco il motivo del tifone. Piccioncini che fanno pucci pucci di fronte a me, non c'è nulla di peggio. Ehi, stai indietro. Lui giustamente vola via perché è un ombrellino. Non farà che peggiorare, andrò a cercare aiuto. Puff, e scompare. Ok, lui mi sa che è abbastanza seccato. Io non so se ho un livello adatto per batterlo. Ve lo dico prima, però ci provo. Il vento sta fischiando forte là fuori, spero che vada tutto bene. No, non finirà mai bene, questo è un grosso problema. Ok. Ciao, sono De Bombrello. Devi aiutarci ragazzino, è in fretta. Ehi, di che stai parlando? Stai sgocciolando sul pavimento? Guarda ragazzino, sei famoso, hai l'orologio e io ti stavo cercando, bello. Cosa esattamente ti porta da noi? Attento al pavimento in legno, grazie. È il pandemonio là fuori, di questo passo tutta la città verrà spazzata via. Wow, addirittura. In che senso? Spiegati meglio. Sai, questo tifone incredibile è opera di uno yokai molto lunatico. Yokai causano tifoni? Già, e questo lo dobbiamo proprio fermare, ragazzino. Devi venire con me. Mi trovi fuori, vieni a tutto a birra. Ok. Quindi, ragazzi, andiamo. Controlla fuori. Controlliamo fuori. Assolutamente. E andiamo. Usciamo fuori, più veloci della luce. Eccoci qua. Questo vento è pazzesco. Basta piagnucolare, dobbiamo muoverci o qualcuno finirà male. Oh cielo, è andato dritto nell'occhio del ciclone. Seguiamo De Bombrello, Frey. Ok, i nostri genitori che si stanno fregando che io esco fuori con una pioggia del genere. Direi che posso anche... Ci sono gli yokai che volano. Ci sono gli yokai che volano per il forte vento. Tu, chi sei tu? Ah, era un qualcosa... Va bene, ok, è tutto karate. Facciamo così, facciamo così. Una cosa che non a cui non avevo pensato. Oggetti, utilizziamo qualche sfera grande. Facciamo questo. A che livello ho gli yokai che sto utilizzando? Fa il K ad esempio, è un po' basso. 22. Mi sa che ho pochissime di queste. Infatti. Vabbè, ormai le utilizzo tutte, chi se ne frega. Utilizziamo anche questa, vai. Sempre su Fal K. O su Prudor, che è al 21. Basso, basso. Dovevo farlo salire un po' di più. Quindi facciamolo. Perfetto, 23. Perfetto, ci siamo. Adesso, non so, ma mettiamo che siamo pronti. Mentre gli yokai svolazzano, perché non riescono a andare avanti con questo forte vento, roba davanti, persino gli yokai vengono spazzati via da questo tifone. Non farti colpire dagli yokai volanti, attenzione. Ah, non mi devo far colpire. Ok, devo scendere di qua. Ah, ma tu vuoi lottare, eh? Vuoi lottare? Vabbè, dai, lottiamo, così magari facciamo un po' di esperienza. Umio e due blocco spino. Ok. Che fai, Umio? Vai, cascate. Beh, non è che gli facciamo molto. Facciamo così. Ok, lui è andato. Vai. Vai, vai. Oh, 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 oh. Attaccatelo, attaccatelo. Boom. Dai, 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 attaccalo, Gibanian, attaccalo. Ok, bastava fargli uno. Anche l'attacco di fuoco va bene. Ultima difesa, così rimane con uno. Carlino, cura un attimo Gibanian. No, non ti piaceva curarlo. Va bene. Abbiamo vinto.
Vediamo se qualcuno sale un po' di livello. No, per poco. Per poco. Volevo i livelli 23. Comunque, proseguiamo, ragazzi. C'è un tifone. C'è un tifone. Non possiamo pensare ad allenarci adesso. Devo pensarci prima. Forse non è così male. Dopotutto. Attenzione. Ok. Saliamo di qua. Tu. Tu. Fammi salire di livello. Andiamo. Ok. Di nuovo come poco fa. Va bene. Combatti. Ok, Umio già è andato. Perfetto, mi sta bene. Aia. Aia. Alta tensione, ultima difesa. Perfetto, e lui è andato. Ora ci vuole un'altra tensione. Aia. E ora ci vuole un ultimo attacco di Gibania. Perfetto. Ottimo. Dai, 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 così saliamo di livello, che ci serve. Ah no, per pochissimo. Dai che se ne becca un altro saliamo veramente. Dovrebbe essere lui. Dai, dai, dai. Loro sono messi qua praticamente apposta per... Ah, anche quelli là che volano via. Anche questi shock up sono spazzati via dal vento e lottano se ci colpiscono. Ok. Oh, basta fa il K, che l'elettricità gli fa male. Ok. Aia. Dai, attaccate quello lì così ve lo togliete. Perfetto. E attaccate anche lui. Ottimo. Dai, dovrebbe bastare un po' come esperienza per salire. Oh, bene. Va bene. 23, 23, 22, 23, 27. Carnino. Ottimo. E ci siamo quasi? Mi sa che ci siamo quasi. Lo yokai all'origine di questa tempesta arriva al fiume. Prendiamolo da questa parte. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Quindi facciamo così. Curerei un secondo solo Falk, ad esempio, sì. Perfetto, andiamo. Pronti via. No, 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 tu no. Eccolo. Ci siamo, ragazzi. Non abbiamo più scampo. No, relax e pioggianna sono in un gran bel pasticcio. Per essere nemici giurati, Spiritos e Polpani mi sembrava danno d'accordo. Boom. Tesoro. Mio caro Rayla! Boom, vengono spazzati via. Non piaccio a nessuno. In più le vostre smancerie mi mandano al manicomio. Ehi tu, vieni qua. Non ci piacciono i tifoni perché fanno paura. Non è questione di amore. Ehi, smettila con questa tempesta. Spazzerei via l'intera città. Taci, cosa me ne importa se tutti vengono spazzati via. E lottiamo, ok, ok, va bene. Ciclocchio vuole combattere. Ok, ragazzi, questa sarà veramente, veramente difficile. Allora, come possiamo iniziare? Direi di iniziare con loro. Vai, inizio subito con il suo Energy Max. Subito, va bene. Ok, come vuoi. Come vuoi. Centra Blues. Ok. Questo qui mi doveva servire per aumentare un pochettino le statistiche, però non ce l'abbiamo fatta. Va bene, ci proviamo comunque così. Tempesta, va bene, faglielo attaccare, vai così. Direi di fare in questo modo e fare anche il suo Energy Max. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. A tutti quanti, a tutti quanti. Forza diminuita, ok. Brulle Apocalisse. Devo togliergli gli occhi, ragazzi. Devo togliergli gli occhi. Forza, attaccate tutti quanti. Splendido. Vai. 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 Perfetto. Se gli togliete quell'occhio mi fate un favore. Aia. Questo fa male. Facciamo il suo Energy Max. Uno. Due. Tre. Aia, sta continuando ad attaccare velocemente. Cura tenera. A tutti quanti, vai così. Avevo sentito, perfetto, avevo sentito questo. No. No. Avevo sentito l'energy globo, dai, fammi prendere l'energy globo. E dai. E vabbè. E se si muove? E fammi prendere almeno l'occhio che voglio. Dannazione. Ok, ripristiniamo un po' il tutto. Tempesta. Fa parecchio male. Se voi riuscite ad attaccare lui, Energy Max 1. 2, 3 e vai. Ne abbiamo tolto solamente uno.
Furia zampettante. Perfetto, e rimettiamo loro. Aia ciclocchio, aia ciclocchio. Vabbè, facciamo che mettiamo loro tre. Facciamo anche il suo Energimax. Uno, due. Ah, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta abbastanza. Occhio del ciclone. Aia, ok. Però lui non lo posso tenere adesso. A meno che non faccio così. Faccio così, usa su Givanian per adesso. Però dovete attaccare questo. Vai, 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 vai. Ok. Vai, fa il K. Ondona. E spam. Ok. Purifica. Dai, Carnino. Dai, Carnino. Perfetto. Continuate ad attaccarlo. Tempesta subito. Aia, fa il K. Mettiamolo indietro. Oggetti. Carnino si cura? Perfetto. E allora possiamo curare anche il nostro amico. Facciamo che utilizzo... Recupera abbastanza PS. Utilizziamo questa. Che fa il K. Perfetto. Dai, distruggetegliela quella mano. Quella manocchio. Dai. Aia, un pugno. Ah, c'ha pure i pugni come attacchi. Alta tensione, 59. Perfetto, ho tolto anche questo. Stiamo lottando bene, ragazzi. Stiamo lottando bene. Tempesta. Facciamo così. Un'altra volta il suo Energimax. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Aia, tempesta ancora. Devo fare anche il suo, l'Energimax di Carnino subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, 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 dai. Perfetto. Cura tenera. Ottimo. Attaccate tutti quanti, Brudor. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai che gliel'ha bloccata. No, non gliel'ha bloccata. Brudor, vai. Bloccagli la mossa. Bloccagli la mossa. Ah, no. Non ce l'ha fatta. Occhio ciclone. Brutto perché... Aia, ok. Oggetti, voglio curarmi per forza. Intanto Carnino, che è il curatore, deve essere al top. E poi... Aia. Aia, aia, aia. Ti prego Carnino, curali. Curali tutti. Curali tutti. No, ancora tempesta. No, Cibagna non ce l'ha fatta. Oggetti. Oggetti, oggetti, oggetti. Usa su di lui. Ok, Givanian purtroppo non ce l'ha fatta. Però dobbiamo riuscire a batterlo. Non manca tantissimo. Forza. Carnino no. Carnino no. Carnino non ci voleva. Non ci voleva. Non ci voleva proprio per niente. Facciamo così, anzi. Facciamo così e curiamo Carnino. Dov'è il Carnino? Qua. Dai, 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 dai. Peccato. Occhio ciclone. Dai, resistete, ragazzi, resistete. No! Quanto danno ha fatto Azzardo? Ma sta attaccando continuamente. Pazzesco, ragazzi, sta attaccando di continuo. Curatevi, ragazzi, curatevi. Dammi oggetti. Fammi così. Ok. Su Givanian. Dai. Attaccatelo, attaccatelo. Energimax suo. Uno. Due. Tre. Vai. Dai, fagli parecchi danni. Fagli parecchi danni. Dai, gli manca poca vita. Pure zampettante, dai. 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 Manca poco. Dai. Facciamo così. Speriamo che non abbia preso tutti. No, 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 devo curare qualcuno per forza. Devo curare Carnino per forza. Li ha presi tutti invece. Facciamo così. Yes! Yes! Yes, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a pelo, proprio con l'ultimo attacco. Ho messo lui unico, così si beccava l'attacco eventuale, tempesta, e poi potevano entrare gli altri per fare un altro attacco. Ce l'abbiamo fatta. Voglio tantissimi punti esperienza.
Voglio tantissimi punti esperienza. 24, 24. Devo salire ancora un po', perché non utilizzando gli stessi yokai della prima run a Polpanime, non ho i membri che preferisco, e quindi adesso devo livellarli, perché è più difficile. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. La tempesta è finita, che bellezza. Sì, la pressione atmosferica seguita dall'anticiclone oceanico. Piantala, sbuffo di panna. Il ragazzo ha fatto tutto, ha fatto bene a chiamarlo. Beh, tu già dal nome De Bombrello non avresti saputo far di meglio, sicuramente. E questo è il mio modo di ringraziare, è stato un piacere, ragazzino. Medaglia. Ottimo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. De Bombrello. Ok, non rinominiamo De Bombrello. E i dati sono stati aggiunti al medaglium. Perfetto. Un medaglium ricchissimo, devo dire. La medaglia ottenuta è stata inviata al medaglium. Perfetto. Ok, siamo tutti contenti. Anche relax. Coniglietta mia, luce dei miei occhi. No, oh, povero Whisper è volato via. Ah, è che è volato in acqua. Ah. Il cuore. Il nostro amore ha creato un miracolo. Non ti lascerò mai, mai e poi mai. In realtà ho fatto tutto io, però vabbè, ok. Ah, guarda quei due completamente nel loro mondo. Il mio pastuccino dolcissimo. La mia tortina alla pesca. Sì, ma smettetela. Smettetela. Ecco, continua. Ma non adesso. Ok. A questo punto mi sa che abbiamo finito il capitolo, ragazzi, quindi si salva e si va avanti. Vediamo che succede. Nuovo capitolo, esatto. La gran battaglia yokai, sì, questa è la parte che preferisco. Questa è la parte che preferisco in assoluto di tutto il gioco. Però devo allenarmi tantissimo, ragazzi, perché lo sapete, la battaglia yokai è veramente tosta. A dopo, Freak. Ciao, dovremmo uscire più spesso insieme, certo, ci vediamo. Ciao. E se ne vanno. Ci dirigiamo verso casa? Yahoo! Voglio andare dritto a casa e guardare le vicine Armiaonia alla TV. E invece no. Oh, Vernian. Mi serve il tuo aiuto, Freak. Devi venire subito con me. Oh, Vernian, qualche problema? Sta per iniziare una grande battaglia. Una grande battaglia? Venite come nel passato, ci vediamo alla stazione di Valdoro del passato. Ok. Che cosa sarà mai? Sento aria di guai. Già, non è da overne ad essere così serio. Meglio lo è, ma... Sì, andiamo a vedere cosa non va. Che cosa sarà mai? Noi lo sappiamo in realtà. E quindi nel prossimo episodio andremo nel passato, a Valdoro del passato, perché inizierà una grande battaglia a cui noi faremo parte. Ragazzi, per questo episodio direi che è tutto, perché abbiamo sconfitto uno yokai davvero, davvero difficile. Non dico tosto, perché non è della tribù Tosti, non so di che tribù sia. Quindi direi che ci possiamo salutare, per l'appunto, come stavo dicendo. Mi raccomando, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto non dimenticate di lasciare tanti bei pollicioni all'insù, tanti commenti qua sotto per farmi sapere la vostra, hashtag DDG con la domanda del giorno. Tutti quanti i social li trovate come al solito in descrizione. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivando la campanella e il social in descrizione. Ci vediamo alla prossima, perché torneremo nella Valdoro del passato. Come ho detto un istante fa, inizierà la parte che preferisco in assoluto di Yokai Watch 2, Psicospettri. Quindi ci rivedremo sempre qui. Un saluto a tutti, non mancate. Ciao, ragazzi.